L'alta tecnologia della Formula 1 approda in Azerbaigian ed è proprio la capitale, Baku, che ospita l'ottava prova del campionato del mondo di Formula 1. Il layout del circuito, 6 km, è stato completamente curato da Herman Tilke, ma i dati sono molto importanti di questo nuovo circuito. Quindi abbiamo un tracciato che di fatto prevede 20 curve, un rettilineo di 2,2 km e soprattutto abbiamo punti di oltre 340 km orari. Il cittadino in assoluto più veloce. Due le parti, una velocissima che si snoda nella parte nuova della città con un'architettura ultramoderna. Nella seconda parte abbiamo la parte vecchia della città, quindi la storia associata alla Formula 1. Una carreggiata molto stretta nella sequenza di curve 8-12 che di fatto potrebbe essere una delle criticità di questo circuito. Primo settore sicuramente intitolato all'alta velocità, un segmento che si sviluppa su 7 curve, tutte a 90 gradi, con grandi decelerazioni. È importante avere un sistema di freni che riesca ad assicurare al pilota grande precisione di intervento e soprattutto ridurre i bloccaggi. Siamo su un asfalto a bassa aderenza proprio perché è cittadino, ma un settore che si percorre in 40 secondi con 6 staccate genera tanta temperatura sui dischi. È quindi fondamentale cercare di gestire con la tecnologia 1200 fori un ottimale smaltimento termico e permettere al pilota di avere una buona gestione della staccata anche in condizioni gara. Con il secondo settore entriamo nella parte più suggestiva del tracciato e quindi la parte antica del circuito. Analizziamo un segmento di poco più di 500 metri, le curve 8-12, estremamente tecniche, strette, la carreggiata non supera i 7 metri e mezzo, quindi diventa fondamentale da parte del pilota un'ottima interpretazione della pista. La tecnica, tutta un'altra cosa, ci si avvale di una sospensione anteriore estremamente morbida che deve consentire alla monoposto di copiare perfettamente tutta la superficie della pista. Siamo su un asfalto stradale molto liscio, quindi il pneumatico deve trovare le migliori condizioni d'appoggio per aiutare il pilota a girare la monoposto e uscire più velocemente possibile dalla curva stessa. Settore 3, emozione, proprio per l'alta velocità, perché in questo tratto di pista che va dalla curva 16 alla curva 20 il pilota viaggia col gas completamente aperto per 2,2 km, una condizione unica per la Formula 1. In fondo alla staccata la velocità massima sarà di 340 km orari e quindi l'attore principale diventa il motore. KERS, unità termica, ERS e soprattutto compressore lavorano tutti insieme in modo sinergico per massimizzare la potenza. 850 cavalli e a questo punto consentire alla monoposto di massimizzare la velocità al punto più veloce del circuito.